Ciao a tutti, un caffè triste oggi. È morto Luis Sepulveda, prima vittima illustre del Covid. 71 anni, tra le tante citazioni che vengono fatte sui social e sui giornali, voglio ricordarvi quella dell'edizione online di Repubblica. Detestava il pathos, aveva bisogno di mettere tra lui e il Cile la giusta distanza. Dal dramma si risollevava con la lingua, semplice, netta e sintetica. Tutto il contrario di Márquez, molto realismo, nessuna magia. O forse la magia della realtà. Per dirla con Hemingway, parole da 20 centesimi e nessuna costruzione barocca. Aveva iniziato ai tempi del liceo con un saggio di letteratura erotica, così lo definiva, sulla sua professoressa. Ha vissuto in maniera intensa ed espirato in maniera altrettanto eclatante. Da questa rubrica arriva un invito a leggere questo scrittore che molti definiscono, come vedevamo prima, realista, ma con una vita ai limiti della realtà e una fine altrettanto assurda. In Europa, intanto, Ursula von der Leyen, in questa altalena di dichiarazioni solidali, cari italiani, di altre discutibili, non prenotate le vacanze, chiede ancora scusa all'Italia. Europa troppo assente, dice. Intanto Conte media sul MES in attesa del consesso europeo del 23 aprile e lo spread sullo sfondo che si impenna a 240 punti base. Intanto l'Italia prova a progettare la fase 2 e i 600 euro cominciano a entrare nelle tasche di molti, di quasi tutti, mentre le banche restano ancora intrappolate nelle maglie dei prestiti e delle garanzie promesse dalla SACE. La Lombardia vuole ripartire, titola in prima pagina il Corriere della Sera di oggi, e in effetti, mentre il governatore Fontana propone le 4D, distanziamento, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi, da Roma il governo frena e non poco e ricorda che le riaperture avverranno, per quanto possibile, in maniera omogenea. Ma è sotto gli occhi di tutti che la situazione in Lombardia, più di 10.000 vittime sui circa 20.000 decessi constatati fino ad ora, e in parte in Piemonte e in Emilia Romagna, non siano la stessa cosa rispetto al resto d'Italia. Ciò non toglie che la cautela chiaramente debba essere uguale su tutto il territorio, anche in fase di riapertura. Il calcio intanto vive su un pianeta tutto suo, l'avevamo detto nei giorni scorsi, e necessita dei soldi dei diritti televisivi per evitare uno scatafascio finanziario che rischia di azzerare mezza serie C di dilettanti, poi non parliamone, e rischia di mietere vittime illustri anche in Serie A e in Serie B. Il calcio si dota della sua commissione medica, che per ora ha sentenziato allenamenti differenziati, monitoraggio continuo per scovare eventuali altri positivi e comunque una ripartenza. Partirà per prima la Serie A, poi la Serie B e a ruota tutti gli altri. Ignoriamo oggi come sarà possibile il prossimo anno disputare un campionato con una stagione, quella attuale, che chiuderebbe i battenti almeno a luglio, sapendo che l'anno prossimo ci attenderebbero le solite coppe, i soliti campionati estenuanti, ma anche in maggio, giugno e da lì in poi europei e olimpiadi. Ma se la Commissione confermerà il suo sì, si ripartirà sebbene blindati. E dopo aver svariato dalla Commissione europea della Ursula von der Leyen a quella medica per risollevare le sorti di un calcio che ha fretta di ripartire, oggi chiudiamo proprio con un concetto tutto italiano di commissione, spiegato dall'ironia graffiante di Gramellini nel suo caffè, sulla prima pagina del Corriere della Sera. Mentre altrove riaprono le scuole, in Italia si riapre una commissione per la riapertura delle scuole. Sul nome commissione è stata fatta in passato troppa ironia. Quando in Italia non si vuole fare qualcosa, si fa una commissione. Un ottimo motivo non per farla, ma per non cambiare niente. Tavolo ha una sua plastica efficacia, ma tavolo tecnico aggiunge al tavolo semplice un non so che di autorevole. Consigliabile poi l'uso dell'inglese task force, gruppo di lavoro, dove quel task fa pensare a tascabile e predispone chi legge a immaginare strutture maneggevoli e decisioni rapide. L'esatto contrario di una vera task force, la cui missione consiste nel preparare l'apertura di un tavolo tecnico che valuti tutti i risultati raggiunti dalla commissione. E dal caffè di Gramellini al nostro appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.